che dire, ho pizzicato qui Massimiliano Vado, siamo super seri, Massi. Tu sei un serie addicted? Di alcune serie, non di tutte. Le cose troppo fantasy non mi piacciono, mi piacciono più le cose politiche, quindi forse sono nel posto sbagliato. Però mi piacciono molto alcuni scrittori e alcuni registi, e il regista di questa serie è uno dei miei preferiti. Per cui io seguo, non seguo gli attori, non seguo le trame, seguo un po' il genere, ma soprattutto alcuni registi, alcuni scrittori, tipo Alan Ball, non mi perdo una puntata di qualunque cosa faccia. Shyamalan è uguale. Per cui sono qui per deferenza registica. Senti, tu hai fatto parte in qualche modo di una serie, diciamo così, chiamiamola così, che... Due, che è stata, però una in particolar modo è entrata nel cuore di tutti, e purtroppo insomma c'è stata poi la notizia della fine. Io questa cosa della fine la sapevo un po' in anticipo, ma non potevo dirla, nel senso che comunque è stata una roba abbastanza annunciata, anche se tragica. La nostra più che una serie era una dipendenza, perché ci sono persone che non riuscivano a vivere senza vederla, registrarsela, so di ancora videocassette spacciate al mercato nero. In realtà noi tenevamo molta compagnia, insomma, più che interessare facevamo proprio compagnia, era un'altra cosa. A me non mi dispiace aver imparato a fare anche quella cosa. E prossimamente invece dove ti troveremo? Visto che c'è tanto teatro. Moltissimo teatro, ho appena finito un Amleto, dovrei cominciare un film che si chiama Attese e cambiamenti. Ma non posso dire altro, oltre che si gira a Foggia, in Puglia, ma non so altro. Cioè, so delle cose ma non le posso dire. E allora, nell'attesa e nei cambiamenti, ci salutiamo, ti lascio andare a questa serata. Grazie mille, sono molto curioso, molto molto curioso, perché sono uno Sky addicted, quindi comunque questa roba qua ne ho già sentito un po' parlare. Ciao a tutti, mi raccomando, dovete sempre guardare la televisione e andare al cinema. Non fidatevi di quelli che dicono: ah, io non ho la televisione, perché sono dei buzzoni.